Beh, sì, è un bel impegno pure per voi. Anche per noi è stimolante come lo è Ritorno stato al futuro. In passato. Ma infatti, dire, noi siamo da 30 anni al fianco del Lecce, è vero. Non dire da quanti, non lo dire, ok? Non lo dire. Eravamo ragazzini, la verità è questa. Okay. Noi abbiamo iniziato nel 89 e il Lecce era in Serie A, quindi noi abbiamo trovato già la squadra in Serie A e per noi è sempre stato motivo di grande orgoglio sostenerla in tutti i momenti, nella gioia e nei momenti meno gioiosi, anche se ci sono state contestazioni come è sempre successo nel calcio, e Telerama ha mantenuto sempre un rigore e un equilibrio. E questa punta, sì, di sano tifo che comunque contraddistingue da sempre i nostri giornalisti e la nostra linea editoriale. Crediamo che l'Unione Sportiva Lecce, il calcio a Lecce, sia un fenomeno che va sostenuto e che tutte le parti devono fare qualcosa, perché è un fenomeno unico, cioè vedere la piazza così colorata, così festosa, ripeto, uso spesso dire che è un momento di riscatto per questo territorio, quindi noi siamo grati a questa società, a questa squadra, ai ragazzi, perché hanno fatto un capolavoro, un'impresa straordinaria. E poi consentitemelo, perché lo facciamo sempre, è un impegno che abbiamo preso con noi stessi quando ci siamo ritrovati intorno a un momento, diciamo, tragico, di ricordare uno che per noi è un amico, un collaboratore, che è una bandiera che rimane sempre nei nostri cuori. Noi usiamo spesso, ecco, questo slogan, sempre con noi, perché è stato una pietra miliare della nostra trasmissione Piazza Giallorossa, ma dell'intero settore sportivo della nostra televisione, e siamo sicurissimi che oggi sarà festeggiando come altre occasioni. Quindi vorrei fare un ricordo anche questa volta, anche in questa occasione, al nostro caro Sergio Vantaggiato. Presidente. Ricordiamo anche, volevo anche ricordare Carletto, anche lui è stato un protagonista di Piazza Giallorossa, perché poi è vero, 30 anni sono tanti e emozioni ne abbiamo vissute tantissime, però l'ho detto a caldo e lo ripeto oggi, questa promozione ha un sapore ancora più bello, perché l'abbiamo detto anche lo scorso anno, per la verità. Però là, anche poi perché lei si è messo un calzino nero azzurro, oggi lo voglio dire, eccola questa qua. Eccola là. Eccola là. È casuale, casualissimo, però è inutile dirlo, siamo orgogliosissimi del fatto che qui vedremo il grande calcio, perché vengono grandi squadre blasonate e gliele suoneremo come già successo in passato, quindi va bene così. Ecco qua il tifoso che esce fuori. Questo è fuori discussione. Per cui diciamo, è vero, sono passati 30 anni, abbiamo visto tante promozioni, abbiamo festeggiato sempre qui in Piazza Giallorossa, anzi grazie Saverio, grazie ancora una volta per aver, come dire, reso possibile questo momento straordinario di televisione da media partner, cosa che noi orgogliosamente pensiamo di fare, di svolgere con grande cura e con grande attenzione. Però consentitemelo, quest'anno il sapore era diverso, ed è diverso perché è inaspettato, perché siete riusciti a creare giorno dopo giorno questa grande coesione tra tutte quante le parti in campo. La squadra è eccezionale, un mister fantastico, e poi voi siete veramente. Si sta addormentando, siete veramente. Sta studiando gli schemi. Siete veramente bravi, grandi in tutto e per tutto. Non ho mai sentito una contestazione a questa società, e questo dà l'idea che ci mettete qualcosa in più che si chiama sensibilità, umanità, amore e passione per questa terra e per i propri tifosi, ai quali rivolgo ancora una volta un grandissimo ringraziamento, perché sono stati veramente eccezionali quest'anno i tifosi del Lecce, non solo quelli della curva ma tutti i tifosi giallorossi, veramente splendida, siamo felicissimi di questo risultato. Allora, dunque, per il meritato ed eccezionale risultato sportivo ottenuto, la promozione in Serie A. Io poi un attimo, non sono political corretti, non ho detto un'altra cosa importante. Lo sapete perché vale ancora di più questa promozione? Perché c'è una squadra, il Bari, non so dove milita, in Serie D,
Serie C? Dov'è il Bari in Serie C? Bene, quindi, cari cugini baresi, non bundecurati, ma noi siamo in Serie A, va bene? Scusami Presidente, lo sai. Allora, Polins, la promozione in Serie A rappresenta il riscatto sportivo dell'intero Salento e coincide con il 30° anniversario della nascita di Telerama, da sempre accanto ai colori giallorossi. Lecce 11 maggio 2019, complimenti. Complimenti, bravissimi. Grazie, grazie Paolo, grazie a Telerama. Grazie.